vestito da cane, ma questa sera c'è un motivo. Io direi innanzitutto che ci possiamo spostare nella nostra sede, diciamo, dove effettueremo nella piattaforma di Anitel, dove effettueremo il corso. Così vi presentiamo anche il luogo dove andremo poi a lavorare. Un'altra cosa, martedì non ci sono corsi Anitel, però ci siamo noi, specialmente io come owner della SIM, a disposizione sia su Skype che in Second Life per far entrare i nostri corsisti. Quindi chi ha problemi ad entrare con un avatar in Second Life o vuole essere in qualche modo edotto, l'appuntamento direi che per martedì sera dalle 20:30 sino a nottata, tranquillamente. Ci contattate in Skype, io vi ho lasciato il mio recapito in Skype su Moodle. E in qualche modo vi facciamo entrare in Second Life e vi facciamo vedere come si utilizza la multimedialità in questo ambiente. Riccardo, direi di spostarci di sopra nel nostro luogo di lavoro. Va bene? Ok. Di multimedialità nella didattica. Cosa significa multimedialità nella didattica? Significa utilizzare tutti quegli strumenti che modernamente si possono utilizzare per guardare filmati, per mandare mail, per scrivere, quindi social network, tutti i programmi per fare pubblicare video piuttosto che fotografie per condividerli, così in un progetto didattico. Questo corso è formato da 10 moduli e 10 lezioni. Ogni lezione, ogni modulo avrà un argomento diverso, tratterà un argomento diverso. Gli argomenti che tratteremo io e Riccardo, naturalmente, che siamo i due tutor di questo corso, sono tutti dedicati alla costruzione e alla condivisione. Cosa si intendiamo per multimedialità? Intendiamo proprio l'uso di più mezzi per spiegare, ma comunque anche proprio per fare un progetto, per dire qualche cosa. L'utilizzo di Second Life in questo caso quale mezzo, e quindi non solo per le presenze, diventa diciamo fondamentale, perché è uno dei tanti mezzi, come vedremo stasera, che andremo ad utilizzare. Vi voglio spiegare un pochino brevemente come lavoreremo nel corso. Ogni lezione avrà poi dei compiti e una discussione nel forum che naturalmente verrà valutata, proprio per portare le persone alla costituzione di un gruppo di lavoro. Più il gruppo riusciremo a costruirlo affiatato e più il gruppo sarà omogeneo, sono molto vari. Vanno dalla fotografia, parliamo sempre però di fotografia digitale, soprattutto della presentazione delle immagini, al video, i corsi sul video, sui programmi video, su come fare le presentazioni, quindi le slide, come fare dei video, pubblicarli su YouTube, condividerli su YouTube piuttosto che su Vimeo o su qualsiasi altra piattaforma decidiate di utilizzare, utilizza la vostra scuola. Come pubblicarli in maniera proficua, cioè con i tag, con le modalità giuste, perché questi progetti, queste cose si possano vedere, siano usufruibili e siano ricercabili per argomento.
avremo tutta una parte sulle licenze, quindi sulla Creative Commons, le licenze d'autore, non tanto per impoverire o chiudere il discorso di condivisione, ma proprio per dargli delle regole certe che tutto quello che si produce sia condivisibile e sia condivisibile anche da chi se ne appropria in seconda battuta. Un esempio che volevo dare stasera e che possa essere interessante, possa essere già spunto, perché io ho un avatar da cane. Io di solito e da cartone animato soprattutto, perché se mi guardate bene, io sono cartone animato. Vedete, mi muovo un po' rispetto a un umano, cioè Riccardo. Sono proprio un cartone animato. Perché? Perché utilizzo di Second Life, ad esempio, ma semplicemente anche l'utilizzo dei filmati su YouTube, potrebbe portare a questo. Io in verità non sono un cane. Il mio avatar, cioè chi mi raffigura in Second Life, questo lo dico per gli utenti che sono collegati in streaming, ma non sono in Second Life, è stato disegnato negli anni 30-40 da un disegnatore americano per la MGM. Hanno fatto una serie di cartoni animati. Droopy Dog è un cane, un segugio della polizia, e questo segugio ha una flemma eccezionale, non corre mai come tutti gli altri cani, non s'accapiglia, non lotta, ma è sempre prima del malvivente sul luogo dove il malvivente sta facendo qualcosa, sta scappando. Tanto che lo stressa talmente tanto che questo ritorna in carcere da solo, perché ovunque va, ovunque c'è, Drupi c'è già stato. Questo potrebbe essere un esempio, perché in classe non far studiare parte del costume americano? Io ho preso questo come esempio, ma poi si possono trovare tanti altri cartoni animati. Facendo ad esempio una ricerca, facendo fare una ricerca agli studenti su Droopy Dog, entrando in Second Life, mettendosi il vestito, come ho io, del cane e mostrando poi ai ragazzi tutto quello che loro hanno trovato e quindi uno spaccato dalla società americana, perché poi i disegnatori americani degli anni 30, 40, 50 non facevano altro che fare un po' la parodia di quello che era la società americana dell'epoca. Questo potrebbe essere un esempio, questo potrebbe essere un nuovo modo di insegnare, un nuovo modo di utilizzare gli oggetti multimediali. Come vedete, io vi ho già parlato di Second Life con un avatar particolare, vi ho già parlato di YouTube, quindi di fare delle ricerche su dei filmati in internet, si possono trovare delle fotografie e con tutte queste cose si può fare una ricerca. Dalla prossima volta vi giuro che divento umano anch'io. Riccardo, a te la parola per una breve chiacchierata, dai. Tenevo a ringraziare Anitel per l'occasione. Forse voi non lo sapete, ma questo è il secondo anno che proponiamo questo corso. Ne siamo molto soddisfatti. Non sta a noi dirlo, però ha avuto un certo successo e quindi questo ci dà anche orgoglio e soddisfazione. Tant'è vero, abbiamo anche intenzione di aggiornarlo, diciamo approfondirlo. Abbiamo diminuito il numero dei moduli da 12 iniziali a 10, però cercheremo di arricchire anche i contenuti in modo che vi rimangano nel tempo e possiate anche approfondirli in più, perché ovviamente ci sono per fortuna delle novità, quindi anche cercheremo di interagire, di farvi interagire anche un pochino di più all'interno di Second Life, oltre che sulla specifica piattaforma Moodle. Una cosa importantissima è questa, e la sottolineo fin da adesso. Ovvero la sottolineiamo,
è quella di accedere sempre alla piattaforma, anche se siete in Second Life, perché in realtà è quella che registra appunto le vostre presenze e la durata all'interno del corso. Poi i dettagli su quanto dovrete svolgere per ottenere l'attestato o meno vi verranno dati via via. Un'altra cosa che ci tengo molto a sottolineare, che è stata apprezzata anche da Anitel stessa, è l'importanza e l'accordo fra me e Paolo. Lui, per esempio, è più un cultore, diciamo, un appassionato e un utilizzatore del sistema Windows, che ovviamente uso anch'io, però nell'ottica dell'obiettività abbiamo deciso e cercato dei software, uno rigorosamente gratuiti, due possibilmente multipiattaforma, proprio nell'ottica di non porre nessun limite a nessun corsista, al di là del sistema operativo che utilizza in prima persona, quindi che sia un GNU Linux, che sia Windows di qualsiasi versione o che sia appunto un sistema Macintosh, questo non comporterà alcun problema. Perché anche se i software saranno leggermente diversi come impostazione grafica o meno, ma appunto utilizzeremo e suggeriremo l'utilizzo di software quasi esclusivamente gratuiti, anche se ovviamente quelli professionali a pagamento vanno tenuti in seria considerazione se vogliamo ottenere certi risultati e perché ci possono rendere la vita forse un attimino più semplice. Però vi giuro che in rete, online, si trovano un'infinità di strumenti. Tutto sta a prenderci un pochino di confidenza e vi posso garantire, non per fare l'esperto in cattedra, proprio comunque per esperienze personali, che i bambini oppure comunque anche i ragazzi più grandi ne rimangono enormemente soddisfatti e sono attirati, fanno parte tutti questi strumenti della loro vita e quindi sono molto più incentivati a partecipare, anche i più svogliati partecipano ben volentieri, proprio perché attraverso delle forme anche quasi ludiche possiamo con tutti questi strumenti a disposizione fare delle lezioni molto interessanti. Un'altra cosa importantissima, non solo sul video, ma proprio anche sul discorso della fotografia, è quella della documentazione, perché purtroppo tanti di noi abbiamo un po' timore di questo, invece ora attraversiamo, stiamo vivendo dei momenti attraverso i quali è quasi obbligatorio documentare ciò che facciamo, non per darsi importanza o meno, ma proprio perché rimanga una memoria di quanto è stato fatto, una maggior visibilità, perché questo appunto è importante per mettersi in discussione e per confrontarsi con gli altri colleghi o per spingere, suggerire ad altri colleghi appunto di imitare e migliorare ovviamente il nostro operato. Parleremo anche di licenze, tipo del famoso Creative Commons e non solo. Insomma, faremo diverse cose, ci auguriamo interessanti e stimolanti. Poi a voi il dibattito e cioè, non solo noi valuteremo voi, ma ci farà enormemente piacere se anche voi in prima persona darete un giudizio, sia sul corso che appunto sul nostro comportamento, sui contenuti in genere. Vi ringrazio dell'attenzione.